È la terza edizione di Donne nell'arte del flambé, appuntamento fisso nella stupenda cornice di Grado, dove, nell'arco di due giornate molto intense, a cavallo dell'8 marzo, si ritrovano una ventina di delegazioni composte da studentesse delle scuole alberghiere. Per molte di loro è la prima volta davanti a un pubblico, un'esperienza emozionante, un battesimo del fuoco, proprio così, che prelude alla carriera di maître. Una carriera che loro, iscrivendosi alla scuola alberghiera, dopo le medie, hanno immaginato possa diventare il futuro professionale. Vengono da tutta Italia e anche dalla Svizzera. Quest'anno c'è addirittura una delegazione che arriva da Shanghai. Ci sono anche donne già in forza al mondo del lavoro, affermate professioniste che per l'occasione affiancano giovani virgulti desiderosi di intraprendere questa stimolante carriera. Eh sì, questo è un lavoro coi fiocchi, bisogna dirlo, e per fiocchi non intendo i papillon che portano al collo, bensì la possibilità di uscire da una scuola con una formazione professionale in grado di introdurle direttamente o con un po' di tirocinio nel mondo del lavoro, un lavoro sicuro che in Italia, grazie al turismo, difficilmente verrà a mancare. Giacomo Rubini è un perfetto padrone di casa qui al Grand Hotel Astoria, è giustamente orgoglioso di accogliere questo evento. Certamente sì, siamo alla terza edizione. È stato un successo sotto tutti gli aspetti e questo è dovuto grazie alla Regione Friuli Venezia Giulia, a Turismo FVG, ma anche alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Gorizia e a tutte le numerose aziende, sia private che pubbliche, che hanno sostenuto l'evento. Dunque è stato un evento di nicchia, in particolar modo, oltre all'esibizione di tutte queste donne, che è stato veramente un qualcosa di sublime e di unico, ma è anche vero che questo è stato anche un momento anche di incontri per culturali, e grazie anche alla proprietà del Grand Hotel Astoria che ci permette di, insomma, andare avanti con questa edizione. Poi permettetemi, Grado, il comune è stato veramente fantastico, nel senso che ci ha sostenuto sotto tutti i punti di vista, logistici e non, tant'è vero che poi è sorta anche questa idea dell'isola delle donne. Diciamo ancora due parole su questa splendida location che è l'Hotel Astoria. Ma la location sicuramente rispecchia tutto quello che sono i comfort che un ospite si aspetta. E noi abbiamo anche un centro talassoterapico dove vengono offerte determinate cure, e questo fa sì che la nostra attività è aperta quasi tutta quanto l'anno. Io ormai sono una veterana in giuria dalla prima edizione, a contatto con la realtà di Amira, un'associazione animata dalla voglia di vivere a pieno titolo un ruolo da protagonista in un tempo presente che troppo spesso considera la ristorazione un business da spettacolo in TV, dozzinale e sgarbato, autoreferenziale e quasi urlato. I maître d'albergo non si lasciano contagiare, anzi tengono il punto e rilanciano con forza la loro alternativa. A volte si trovano controvento a testimoniare quasi in solitudine la cultura dell'accoglienza, il servizio discreto ed esclusivo al cliente, la storia che c'è dietro ad ogni piatto suggerito, il gioco di aromi e di colori, delle prelibatezze preparate al momento, il gusto di location semplici e raffinate. Non è una sfida facile, eppure Amira conta di vincerla, magari nel prossimo futuro, nonostante adesso l'attenzione dei media sia concentrata soprattutto su star chef della TV. Prime donne sempre al centro della scena, quasi dimentichi di quel posto che non dovrebbe essere per loro, ma per i clienti da servire e coccolare, e non da maltrattare con improbabili creazioni culinarie, poi immancabilmente da spolpare al momento del conto. La mission dell'associazione la chiediamo al presidente nazionale della Mira, Valerio Beltrami. La mission, diciamo che la più importante in questo momento per noi, è avere con noi dei ragazzi giovani, quindi il futuro dell'Italia, perché crediamo moltissimo che nella nostra professione ci vogliono i giovani, quindi la mission più importante è quella. Poi invece oggi ci troviamo a Grado perché la giornata era dedicata alle donne e quindi abbiamo pensato per il terzo anno di fare questa giornata dedicata proprio alle donne con un piatto al flambé. E per quanto riguarda l'innovazione? Beh, l'innovazione, come tutte le pentole, ne bolle tanta dentro. Chiaramente abbiamo dei progetti. I progetti sono quelli di dare comunque una visibilità sicuramente migliore alla Mira, non che non c'è stata, però come abbiamo detto siamo ormai nell'era del 2000, quindi 2000 si parla di Facebook, si parla di
di riviste online, si parla di tutto, di Messenger. In un secondo il mondo intero conosce quello che è, quindi noi non possiamo più restare al tempo delle belle époque, ma dobbiamo anche noi naturalmente modernizzarci. Modernizzare vuol dire, come ho detto prima, avere i giovani con noi. All'interno di questa manifestazione e della Mira c'è grandissima attenzione per una piccola realtà che si chiama Un Posto Tranquillo, e ne parliamo con i responsabili di questo bellissimo progetto. Volevo dire soltanto che il Posto Tranquillo con la Etnos Cooperativa, dove fa parte signor Pensino, è stata aperta un'associazione, una sezione speciale proprio per queste ragazze speciali, perché come ben sapete il Posto Tranquillo opera con ragazze speciali. Lui è il fiduciario della Sicilia Centrale, nonché della sezione Amira, sezione speciale, e che cerchiamo in questo momento di portare avanti tantissimo. La cosa più importante a cui noi teniamo tantissimo, oltre ad avere a fare il primo congresso nazionale che si svolgerà il 10-11 maggio a Caltanissetta, è quello di sensibilizzare soprattutto tutte le istituzione e in particolar modo qualche ministero che possa dare a queste ragazze, come ben vedete, quantomeno un posto di lavoro in tutti i ristoranti d'Italia. Giuseppe Pinzino, allora ci spiega un po' meglio che cos'è questo Posto Tranquillo. Sì, il Posto Tranquillo è un ristorante solidale, il primo ristorante solidale d'Italia, dove accoglie giovani con disabilità e donne vittime di violenza. Le donne vittime di violenza stanno all'interno del ristorante, quindi nelle cucine, alla planche, e invece nel front office in sala sono i ragazzi con disabilità che servono ai clienti, quindi fanno il vero e proprio lavoro. Diciamo che il lavoro dei ragazzi con disabilità, cioè il lavoro è la prima forma di riabilitazione che abbiamo scoperto, una cosa molto semplice, però abbiamo avuto molti progressi dato il tempo nei 2 anni che i ragazzi sono migliorati tanto dall'ingresso al ristorante. E quindi è una scommessa che ci siamo posti 2 anni fa, siamo partiti con 4 ragazzi, ora siamo arrivati a 11, di cui anche un cuoco speciale. Noi li chiamiamo ragazzi speciali proprio perché hanno delle diverse, non sono disabili, hanno delle diverse abilità rispetto alle nostre. Io magari sono un disabile, cioè non riesco a fare delle cose che possono far loro, quindi ho delle diverse abilità rispetto a loro. Allora, come ci si trova in questo Posto Tranquillo? Si ci trova coccolati, si ci trova molto bene e soprattutto è una famiglia. Tu sei una delle responsabili, qual è il tuo ruolo? Io sono una studente, sono una studentessa. Tramite la scuola ho conosciuto Giuseppe, sono venuta a conoscenza anche di questa grande famiglia. Tra l'altro anche la Mira è una famiglia. Certo. Tramite il mio percorso di sala ho poi continuato, grazie a Giuseppe ho fatto appunto delle gare, conoscendo questi ragazzi speciali mi sono resa conto che sono veramente speciali con la S maiuscola, esatto. Questo è sicuro, e infatti qua ne abbiamo una speciale con la S maiuscola, la nostra Federica. Allora, tu come ti trovi nel Posto Tranquillo? Amata. Bene. Da amata. Tutti, e sono felice. Questa è la seconda volta che vengo qua, sono molto molto emozionata e sono felice. Bene, questa è la cosa più importante, che tu sia felice, la cosa più importante davvero. Sono i valori che queste ragazze, con i loro compagni di scuola, respirano e vivono ogni giorno. Hanno capito benissimo che il mito degli chef in HD è fuorviante. A scuola, nelle prime esperienze di lavoro, stage presso alberghi eleganti e raffinati, hanno imparato che sono i maître di sala il vero valore aggiunto. Sono loro che accolgono e dialogano con i clienti. È grazie a loro che quei clienti decideranno o meno di tornare il giorno dopo o l'anno successivo. Stessa spiaggia, stesso mare, stessa sala. Anche il cancelliere dell'Ordine dei Grandi Maestri, Claudio Recchia, si adopera anima e corpo perché tutto sia perfetto. Questo è un grande evento, il terzo evento che Grado organizza per la Festa delle Donne. Naturalmente la parte professionale è importante perché tutte le 14 squadre che si sono presentate si sono preparate al meglio e professionalmente hanno dato prova di essere di grande valore. E ci sono queste ragazze che arrivano da tutto il mondo? Sì, abbiamo avuto squadre che sono arrivate anche dall'estero, quindi dalla Svizzera, dall'Ungheria e altre squadre ancora.
questo dà lustro a questa manifestazione che, come ho già detto prima, come ha detto prima anche il Presidente, è dedicata esclusivamente alle donne, che nella nostra associazione ha una parte molto importante. È una storia che continua, un mix di esperienza, tradizione e cultura. Lo ricorda il past president Hassan. Sono iscritto da tantissimi anni, poi ho fatto anche 4 anni di presidente e con grande piacere ho lasciato a Valerio Beltrami e continua il mio pensiero, la mia idea, soprattutto per i giovani, perché credo fortemente per i giovani e sono convinto che il nostro futuro sono i giovani. Credo che i tempi sono cambiati, non è come una volta, quando noi abbiamo cominciato era veramente dura, oggi hanno le scuole alberghiere, ci siamo noi dietro di loro, noi andiamo con grande tranquillità, con grande serenità alle scuole alberghiere, non per invadere il campo di nessuno, solo per mettere a loro disposizione la nostra esperienza. Spero tanto che possa nascere tanti giovani che possono prendere il nostro posto. Quindi innovazione sì, ma l'esperienza e la tradizione comunque sono una parte importantissima nella formazione di questi ragazzi. Senza dubbio, l'esperienza va fatta girando per alberghi e ristoranti di un certo livello e apprendere più possibile. La serata finale, quella delle premiazioni delle ragazze più brave, è anche occasione per vivere un momento davvero molto toccante che abbraccia passato e futuro della Mira. È il premio intitolato alla memoria di Maria Luisa Speri, prima donna maître d'Italia, intraprendente e coraggiosa. A Raffaello Speri, insieme alla figlia Claudia, nel ricordo di questa mamma, moglie e affermata professionista, chiediamo un consiglio. Una perla di saggezza da trasferire ai giovani che decidono di studiare per diventare maître. Innanzitutto devo dire che questa è una professione molto bella. Molto bella perché fai felice tanta gente, perché l'accoglienza è il modo di proporsi alla gente e assisterli in tutte le loro richieste. È una cosa che nasce un po' anche dalla natura, non è che si impari ad essere gentile, cioè uno può mettercela, però è la natura che ti ispira questo. E se devo dire di mia moglie, non proveniva dal settore tutt'altro, ma ha bruciato le tappe per una grande volontà che aveva di imparare, di fare corsi di sommelier, fare corsi di aggiornamento della sala, tutte queste cose, ed è stata pertanto riconosciuta alla fine degli anni 90 come prima grande maestra in Italia. Io so che Claudia non ha voglia di parlare, ma so anche che due parole a questa mamma le dirà. Sì, la ringrazio per il bagaglio che mi ha lasciato, per l'eredità e per il sorriso. Siamo con le vincitrici del concorso, la terza edizione delle donne nell'arte del flambé, la sezione di Pestum. Ragazze, allora un commento non proprio a caldo, ma dopo aver gustato questi piatti, come ci si sente da vincitrici di questo concorso? È un'emozione grandissima. Io non credo ancora di aver vinto. È bellissimo. Diciamo, abbiamo vinto con la ricetta che si chiamava? Nuvolette di grano con farce di ricotta di bufala, confetture di fichi e marmellata di cetrangoli profumati all'anice stellato. E abbiamo abbinato un vino? Un pastito cardosa. Di Castel San Lorenzo. E abbiamo preparato un tovagliolo a forma di farfalla con l'aiuto dell'Eclipse. Accidenti ragazzi, meglio di così come si poteva fare? Complimenti ancora, brave ragazze. Grazie. Siamo con le seconde classificate a questo premio Le donne nell'arte del flambé e abbiamo la sezione Bari Puglia con queste ragazze, devo dire, splendide che hanno presentato una ricetta davvero particolare. Era la Sinfonia Bruna di Puglia, abbiamo cercato di richiamare quelli che sono i nostri prodotti del territorio, cioè la Puglia, con i fichi, con il vincotto, con la crema di ricotta di pecora coratina, con la melanzana di Vieste, quindi abbiamo cercato di reinventare quello che è il nostro territorio portato qui a Grado.
Abbiamo abbinato un vino molto particolare, l'Estasi, un moscato di Trani Passito Liberty. L'annata era 2009, si abbinava benissimo col nostro piatto, quindi abbiamo concordato dolce con dolce, abbiamo richiamato ancora una volta il territorio e niente, che dire. Un connubio con le mandorle e un tovagliolo? Molto semplice, in quanto potrebbe risultare elevato dal punto di vista dell'igiene. È un tovagliolo che secondo noi potrebbe anche rappresentare metaforicamente la donna. Siamo con le terze classificate, un posto comunque davvero meritato perché sono tutte ragazze veramente molto brave. La sezione di Milano Laghi con una ricetta davvero particolare. Sentiamo. La nostra ricetta si chiama Tomato Revolution ed è appunto costituita da, come elemento principale, dal pomodoro. Quindi abbiamo voluto creare un piatto dolce con un elemento che di solito si usa in piatti salati. Quindi abbiamo voluto creare appunto questa ricetta con concentrato di pomodoro all'interno della pasta del raviolo e una confettura di pomodorini gialli fatta da noi. Mentre invece abbiamo abbinato un vino. Abbiamo abbinato un vino passito fatto con uve Malvasia e sono state allevate a Guyot queste uve. Benissimo, e abbiamo abbinato anche un tovagliolo molto particolare. Sì, abbiamo scelto di ideare un tovagliolo a forma di giacca per poter riprodurre la nostra divisa, per poi aggiungere un farfallino fatto di pasta al nero di seppia. Quindi anche queste ragazze sono state molto molto creative e si sono meritate ovviamente il premio che hanno vinto. Grazie ragazze, grazie, complimenti. Grazie. Allora, noi ci siamo viste prima delle premiazioni, no? Abbiamo detto chissà come finirà questa gara, insomma com'è finita? Abbiamo vinto un premio, il premio Simpatia, e come poteva non essere così? Allora, sei contenta di aver vinto questo premio? Preferivi qualcosa di più, vero? Che cosa ti sarebbe piaciuto? A parte il primo posto, dai, ma... Sopra il podio, vabbè. Sopra il podio. Perché avevo sbagliato un po' di cose, soprattutto il tovagliolo. Avevi sbagliato il tovagliolo? Ma il tovagliolo, un po' sbagliato. In questa bellissima competizione quest'anno c'era anche un altro tipo di premio, il premio per il miglior tovagliolo che è andato alla sezione Romagna. Siamo qua con queste tre splendide ragazze che adesso ci faranno vedere in presa diretta come hanno costruito questo bellissimo centrotavola molto particolare e ci spiegano anche perché hanno scelto questo centrotavola. Abbiamo scelto questo centrotavola con una rosa e una ninfea perché sono due fiori molto femminili in onore della festa della donna. Sono due fiori molto semplici e li usiamo come centrotavola principalmente perché li tratteremo molto con le mani. Quindi le useremo come centrotavola e non per l'utilizzo del cliente. Perché risulta un po' meno igienico, diciamo. Ovvio, si può usare il tovagliolo, ma in ogni caso questo è un centrotavola, quindi lo maneggeremo molto. Benissimo, allora vi lasciamo lavorare. Prego, ragazze. Il flambage è uno degli interventi più spettacolari che un maître possa proporre in sala, un momento di grande effetto scenografico. Per renderlo possibile è necessario aggiungere alla pietanza un elemento dall'elevato grado alcolico che accenderà la classica fiammeggiata durante o al termine della cottura. Per questo, e non a caso, la famiglia Nonino, azienda tutta al femminile, offre l'eccellenza dei suoi prodotti. Non c'è niente di più gioioso che brindare con gli amici. Questa sera è una serata all'insegna della condivisione, della bellezza dello stare insieme. E poi questo finale con delle amirine così brave, così passionali, così coinvolte da questo fuoco. Il fuoco è qualcosa di vivo, è qualcosa che trasmette purezza
e queste ragazze giovani, brave, desiderose di diventare delle grandi maître e flambatrici, hanno fatto l'onore a me e alla mia famiglia di scegliere l'Amaro Nonino come distillato per dare carattere e dare appunto questa fiammata di eccellenza alle loro meravigliose creazioni. Ma noi sappiamo che non è solo l'Amaro Nonino uno dei prodotti, voi ne avete veramente una quantità incredibile. Una cosa che mi ha sempre incuriosito è capire bene la differenza tra distillato, acquavite, grappa. È una domanda molto interessante, perché effettivamente molti pensano che la grappa sia diversa dal distillato. In verità la grappa non è altro che il distillato delle vinacce, però provenienti da uve nate, cresciute, svinate e poi distillate nella loro forma solida, che appunto è la vinaccia, in Italia. Lo stesso prodotto, lo stesso distillato ottenuto fuori dai confini del nostro paese si dovrebbe chiamare appunto distillato di vinaccia. E poi la mamma e il papà hanno avuto nel 1984 un'intuizione bellissima, quella cioè di distillare l'uva come frutto intero, quindi non solo la parte solida che è la buccia da cui si ottiene in Italia la grappa, non solo la parte liquida che è fermentata è il vino da cui si ottiene il brandy, ma la UE appunto acquavite d'uva in onore della nostra terra, che è un distillato straordinario perché propone nel suo bouquet il carattere della grappa e la ricchezza organolettica propria appunto del distillato ottenuto dal succo e dalla polpa. Una schiera di donne armate di lampade e padelle accenderanno la serata con un dessert fiammeggiante. Sono loro le donne nell'arte del flambé.